Ciao Derek, allora, eravamo rimasti qui l'ultima volta. Vi avviso già che ho dovuto ricominciare il gioco perché avevo notato che le impostazioni di OBS erano abbastanza sbagliate, o comunque troppo pesanti e non andavano bene, non registrava bene soprattutto in fase di lettura dei documenti, quindi ho dovuto ricominciare. Allora. Shadow Island, 12 aprile 1905. Io, sottoscritto Richard Morton, nel pieno delle mie facoltà fisiche e mentali, dichiaro questo documento essere il mio testamento e nessun altro può sostituirlo. Archibald, figlio mio, la missione che io ho intrapreso tanti anni fa è ancora vasta e incompleta. Mi aspetto che tu e i miei discendenti vi sforziate senza tregua di portarla a compimento. A questo scopo vi lascio, con questo testamento, i miei beni. La mia residenza è tutto ciò che vi è contenuto. Lasciate che Decerto vi guidi. Vi dirà cosa fare e come farlo. Archibald, ho sempre visto un'aria dubbiosa nei tuoi occhi. Talvolta il tuo sguardo ha tradito disapprovazione. È vero, ho sacrificato delle vite umane. Ma fammi un esempio di una conquista senza sacrifici. È vero, ho contravvenuto a tutti i comandamenti della Bibbia. Ma la morale non è forse sempre la prima vittima del progresso? Cosa valgono alcune vite miserabili in paragone alle immense scoperte, agli enormi e senza precedenti passi avanti che io ho fatto? Archibald, so che non sei un codardo, so che con l'aiuto di Decerto farai strada, molta di più di quanta ne abbia mai fatta io. Sarai quello che avrà il privilegio di avventurarsi nell'ignoto, poserai le fondamenta di una nuova umanità. So che grazie a noi il nome dei Morton splenderà con la luce di 1000 stelle nel grande pantheon della storia. I miei detrattori saranno il divertimento delle generazioni future. Grazie a te e alla fiducia che ripongo in Decerto, il nostro destino si compirà. Per questo lascio questo mondo in pace. La mia biblioteca è il lavoro della mia vita. Volevo che fosse esagonale, la forma perfetta di 6 triangoli equilateri che rappresentano l'universo. È un ricettacolo di 10 secoli di conoscenze umane. Ogni parola di tutto ciò è priva di valore. 10 secoli di vuoti trattati, di ignoranza, di vane e stupide riflessioni che ci ricordano quanto sia vile e animalesco lo spirito umano. 10 secoli e non una sola menzione per il mondo dell'oscurità. Ora capisco che l'umanità ha perso il suo destino. Comunque, 4 opere meritano di essere salvate, 4 opere contengono la verità. Ho scoperto un simbolo che rappresenta il mondo dell'oscurità. E della luce, due entità in equilibrio una vicina all'altra. L'una non esiste senza l'altra, due triangoli adiacenti e in opposizione, uno chiaro, l'altro scuro. Ho posizionato i 4 libri in verticale nello spazio della biblioteca che rappresenta questo simbolo. Il simbolo, perciò, attraversa la biblioteca da un lato all'altro. Il primo è quello più in alto, il secondo è all'opposto, luce, oscurità, oscurità, luce. Ok. Vediamo cos'altro c'è qui attorno. Qui? No. Sono vicino al raggiungimento del nostro obiettivo. Ewindara Cameldrost. Alan è così impaziente. Che passione e che pazzia. Othar Dentairen. La chiarezza talvolta deve risiedere nell'oscurità, perché dall'oscurità può nascere la luce. Intorno. Sembra evidente che il rituale dovrebbe essere celebrato in una precisa data. Eredi guardiani, rituali, cancello pericolo. La ricchezza di questo linguaggio non ha mai smesso di stupirmi. Compatisco quegli stupidi che possono solo starmi a vedere e deridermi. Da dove vengono queste trascrizioni di nonno Jeremy? Dove ha trovato queste iscrizioni? Perché mi ha svelato i suoi segreti? Alan ha formulato una teoria incredibile, devo scoprire se è vera. L'acqua di una fonte profonda rianima l'uomo che pensava di essere morto. Alan aveva nuovamente ragione, so che sarà sempre meglio di me. Man mano che il testo prende forma, le sue rivelazioni sono sempre più terrificanti. Oltre questa soglia, il sole non ha mai brillato, chi l'ha attraversata non è mai tornato indietro. Questo cancello è stato costruito dall'uomo, con la pietra refrattaria, in modo che le ombre vi potessero risiedere durante la notte. L'uomo ha chiuso questo cancello con il proprio sangue, come gli dei gli ordinarono di fare. L'uomo non ha conquistato l'ombra, il cancello non ha portato nessuna vittoria, ne ha solo imprigionato il flusso. Sia maledetto chi lo apre nuovamente. Mio Dio, cosa stiamo facendo? L'ultimo stregone distruggerà il mondo dell'oscurità. Possa l'umanità perdonarci. Che stavano combinando? Allora, Indiana Canis, un ponte tra le due civiltà umane. Questo libro è il risultato di una ricerca da me cominciata più di 20 anni fa. Sono ben cosciente che le teorie, le idee e le verità qui esposte hanno già trovato una grande ostilità. Ho
non solo tra i miei colleghi, ma anche tra gli studiosi di antropologia ed etnologia, che sono volontariamente legati al mio campo. Sono certo che la storia mi darà ragione, e questa convinzione che mi spinge a continuare lungo questo impervio cammino che ho scelto di intraprendere. La mia passione per la cultura, il linguaggio e la civiltà Abkhanis è iniziata quando ero molto piccolo. Lo devo a due uomini: il primo è mio nonno, Jeremy Morton, che era un fisico, un matematico, un astronomo, un filosofo e un mago, così come un genio incompreso. Se Dio vorrà, un giorno l'umanità gli porgerà l'omaggio che gli è sempre dovuto. L'omaggio che gli è dovuto. Il secondo è Joseph Edenshaw, che prese servizio presso mio padre nel 1920. Avrebbe dovuto essere il mio istruttore, ma per me era come un padre. Avrebbe dovuto essere il mio maestro, ma era anche il mio fido servitore. Per quanto mi risulta, è l'ultimo rappresentante della civiltà degli Abkhanis. Sono estremamente grato ad entrambi. Possa Hecaton Kires farli risplendere della dolce luce eterna. I miei detrattori spesso mi rimproverano di elaborare le mie teorie sulla base di fonti limitate, frammentarie e inaffidabili. Hanno ragione a dirlo, dal momento che fino ad oggi il materiale da me sottoposto alla curiosità dei critici è alquanto scarso: tre pietre incise e diverse dozzine di foto e iscrizioni presenti sui muri delle grotte trovate sull'isola di fronte alla costa di Boston. Champollion, tuttavia, riuscì a convincere il mondo delle sue convinzioni unicamente con la stella di Rosetta. Sulla base delle mie prove posso confermare che una forma molto avanzata di civiltà, con un complesso sistema di scrittura, apparve circa 15.000 anni fa nel nord-est di quelli che ora sono gli Stati Uniti. Questa civiltà ha una ricca storia, molto più ampia di quella della nostra civiltà giudaico-cristiana. A differenza di altre civiltà, non ha mai cercato di estendere il proprio territorio, di conquistare gli altri o di migrare. A questo proposito, non deve essere dimenticato il fatto che lo stesso termine Abkhanis nel loro linguaggio significa guardiano. Sin da quando la mia prima pubblicazione comparve su certe riviste specializzate a circolazione limitata, sono stati pubblicati numerosi articoli che sostengono che gli Abkhanis siano discendenti di una razza di origine extraterrestre. Ciò ha portato discredito alla mia ricerca e mi sento obbligato ad affermare che tali farneticazioni non hanno alcun fondamento. Gli Abkhanis sono tutto tranne che extraterrestri. La società Abkhanis non era organizzata attorno all'unità familiare, ma secondo una struttura comunitaria, sin dall'età di 12 anni, uomini e donne Abkhanis affrontavano, senza discriminazione di sesso, gli stessi rituali di iniziazione, che duravano altri 12 anni. Al termine della loro iniziazione, veniva loro riconosciuto lo stato di guardiano. A questo punto venivano attribuite le diverse mansioni religiose, militari e domestiche. Gli Abkhanis abitavano all'interno di caverne, tuttavia la loro religione non era imperniata sul fuoco ma sulla luce. Svilupparono un elaborato pantheon di divinità che divenne la pietra miliare della loro vita quotidiana. La magia della luce. L'antica religione Abkhanis si esprimeva attraverso una serie di rituali magici nei quali la luce rivestiva un ruolo centrale. Sembra anche che i loro nemici, designati, fossero una sorta di demoni dell'inferno, che loro chiamavano Drakarani, o creature della notte. È probabile che questo meraviglioso sistema di scrittura, alla cui decifrazione mi sto tuttora dedicando, fosse stato perfezionato in modo da determinare ruoli specifici per ogni rituale. Molte domande restano senza risposta, in particolare quelle inerenti al funzionamento della loro scrittura. Per gran parte delle civiltà conosciute, la scrittura è stata inizialmente inventata per soddisfare le esigenze degli scambi commerciali, per elencare possedimenti e per chiudere dei contratti. Tuttavia, l'unica preoccupazione degli Abkhanis sembra essere stata quella inerente al loro ruolo di guardiani. Ma guardiani di cosa e contro chi? Queste sono due domande alle quali penso che non riuscirò mai a dare una risposta. Beh, direi che qui c'è un bel po' di roba da leggere, insomma. Qui c'è una fiaschetta. Ok. Aia. Ah, è vero, sì, queste qui non fanno niente. Obed Morton. Sai, la presentazione del professor Morton scatenò l'immediata reazione degli specialisti presenti tra il pubblico. Per diversi anni, Obed Morton, specialista della storia indiana di fama mondiale, si è dedicato alla ricerca di informazioni inerenti una sola tribù, quella degli Abkhanis, della quale non ne resta alcuna traccia. Fino ad oggi il professor Morton ha mantenuto segrete le proprie ricerche. Tutto quello che sappiamo in proposito è che ha ricevuto un considerevole finanziamento da parte dell'Istituto di Etnologia di Boston, unito a una fetta del leggendario patrimonio della famiglia Morton.
La sua attività di ricerca è monumentale e occorrerebbe troppo tempo per scendere nel dettaglio delle ipotesi e delle prove analizzate da Obed Morton. La conclusione dell'eminente etnolinguista è che attorno al 12.000 a.C. la tribù Acanis avesse ideato un avanzato e complesso sistema di scrittura, ottenuto dalla combinazione di simboli significativi. Queste sbalorditive scoperte sfidano non solo la nostra conoscenza della cultura indiana, ma anche tutto ciò che sappiamo circa le origini dei linguaggi e della scrittura. Diversi specialisti in materia presenti a questa conferenza si sono immediatamente scagliati contro le teorie del professore. Da parte nostra ci limitiamo ad affermare che un lavoro di tali dimensioni va al di là della portata di un solo uomo. Ciononostante, questo è esattamente quello che afferma il professor Morton. Ah, questo era come vi dicevo, cioè in varie stanze, ecco qua, dipinto di uno stregone che sta effettuando un incantesimo, una sfera luminosa fluttua di fronte a lui. Okay. Qui alcune cose appaiono diverse, qui c'è un medikit, appaiono diverse con la luce o al buio, insomma. Una scatola di munizioni. Fotografia di Obed Morton, da bambino di fronte a un enorme cancello di pietra. Allora, analizziamo un attimo. Fiaschetta, una fiaschetta cilindrica con una fodera di tela. Sarà piena? E se provassimo a riempirla? Vediamo un attimo. No, ho sbagliato. Esatto, ok. Va bene, torniamo indietro, magari ispezioniamo un po' la zona dove avevamo incontrato Edenshu. Ok, proseguiamo. Siccome quelle due porte erano chiuse, io direi di proseguire di qui. Cos'è? Ah, ok. Qui, se ben ricordo, li potete dribblare abbastanza agevolmente, insomma, perché tanto c'è solo da correre e recuperare qualcosa. Ottimo. Cos'è? Un'apertura lì? Ok, non si può far nulla. Aia, cos'era? Tutto c'è al fosso, ok, ottimo. Carichiamo. Cos'è qui? Aia. Una vetrina contenente un modellino di una nave, una specie di bilancio. Cos'era? Maschera di ragno, forma di testa di lupo. Ok. Qui. Questa è una fotografia. ok. Ottimo. Qui cosa c'era? Un amuleto forse? Sì, è probabile. Ok, proviamo a posizionare la nostra borraccia. Ecco qua. Ok, direi che possiamo tornare indietro e poi possiamo anche chiudere. Aia, ma quanti ce ne sono? Un'altra chiave, una chiave dorata.
chiave dorata, vigilaggio d'incisione, piano terra, est. Ok. Ah, io direi di usare una delle cure, perché sono messo abbastanza male. Dovrei essere quasi a posto così. Però salviamolo e ci vediamo al prossimo episodio, magari, perché non so da quanto che stavamo registrando. Perfetto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.